Marco, a due giorni dalla sfida casalinga contro la Virtus Roma, inutile dirlo, sembrerà retorica, ma è una gara da dentro o fuori molto importante per la classifica del basket Agropoli. Sì, assolutamente, come ho già detto un tuo collega ieri, è una gara da vita o morte, nel senso che ormai le partite rimanenti sono 9 e se vogliamo provare a salvarci bisogna cercare di fare bottino quando giochiamo almeno in casa, e ultimamente negli ultimi 2 mesi non ci siamo mai riusciti e c'è grande frustrazione, grande amarezza, perché comunque durante la settimana facciamo delle buone sessioni di allenamento e però non riusciamo magari a concretizzare come vorremmo poi la domenica. Detto questo, a Biella comunque abbiamo fatto secondo me una buonissima partita tenendo testa alla capolista e ce la siamo giocata per 35 minuti e credo che giocando in 6-7 giocatori non era affatto semplice, ma abbiamo dimostrato di crederci ancora che nessuno ha mollato, diciamo, la presa. E quella è la strada giusta da percorrere, ovviamente tornando al match appunto di Biella. Sì, è la strada da percorrere, bisogna impostare una partita di grande garra, no? Dicono gli argentini, se non sbaglio. E bisogna metterla subito sul far capire che abbiamo grande voglia di riscatto, grande voglia di vincere, che non pensassero che vengono qua a fare una passeggiata perché siamo l'ultima in classifica. Devono vederci con il sangue agli occhi, dobbiamo cercare di riprendere un ambiente che ultimamente un po' è naturalmente demoralizzato dalle sconfitte. Bisogna cercare di coinvolgerli, è ovvio che non voglio vendere aria fritta, ma logicamente il sostegno del pubblico è importante, quindi domenica dobbiamo unirci tutti per lo stesso obiettivo, cercare di combattere assieme, cercare di spronarsi, di aiutarsi, sperando che alla fine dei 40 minuti siamo noi a festeggiare. Anche Roma non sta vivendo un buon momento, l'occasione giusta per approfittarne e tornare alla vittoria. Sì, Roma, io ho riguardato l'ultima partita contro Latina, a mio modo di vedere non meritava di perdere, è stata avanti sempre, addirittura un minuto e mezzo alla fine, 1:40, era sopra di 9 e poi 2 invenzioni del playmaker di Latina li ha condannati, però credo che nonostante le 3 sconfitte, seppur di misura, perché Tortona persero di 4 a Latina, hanno perso il supplementare, poi la terza non ricordo, però se la sono sempre giocata, sono un roster di tutto rispetto, con un allenatore che è in questi palcoscenici da tanti anni, e hanno due stranieri forti e un gruppo di italiani molto interessante, però a noi oramai non cambia più niente chi abbiamo davanti, perché abbiamo solo un unico obiettivo, cercare di vincere più partite possibili per evitare la retrocessione prima di tutto diretta e provare a salvarci attraverso i play-out e basta, forza Agropoli.